Ragazzi, buongiorno, sono qua per parlarvi di condimento, in particolar modo di olio d'oliva extravergine, che è un super alimento. Ci hanno sempre detto che l'olio d'oliva extravergine fa benissimo. Io sono qui a confermarvi questo, fa benissimo, ma io chi sarei per dirvi il contrario? Io sono un personal trainer e quello che vi voglio dare oggi sono solo dei suggerimenti che ho notato nella mia attività lavorando con persone che devono andare a perdere peso e quindi voglio darvi un piccolo suggerimento. Perché mi sono accorto che cosa? Che ci sono tantissime persone che utilizzano, a mio avviso, troppo olio per andare a condire le pietanze, i propri pasti, no? Mi sono accorto che le persone devono magari mangiare della pasta in bianco e devono mettere un po' d'olio, però non sono abituati ad andare a vedere quanto olio mettono e quindi prendono l'oliera, fanno un giro e buttano magari all'interno 20-30 grammi di olio, così, d'amblè, senza veramente accorgersene. Poi arriva l'insalata e di nuovo giro d'olio e ne introducono magari altri 10-20. Arriva poi magari la fettina di petto di pollo, che non è delle cose più buone da mangiare, allora vanno a insaporirla con un po' d'olio e magari buttano dentro altri 10-20 grammi di olio. E in un solo pasto magari riescono a buttare dentro 50-60 grammi di olio. 60 grammi di olio, se andate a prendere delle tabelle nutrizionali, vi apportano quanto? Vi apportano circa 540 kcal. E se fate così a pranzo, se fate così a cena, solo per il condimento vi siete buttati dentro 1000 calorie, 1000 calorie. Sono tante 1000 calorie. Magari siete lì che volete perdere del peso e non volete magari modificare troppo la vostra alimentazione. Il consiglio che vi posso dare è provate a valutare quanto olio mettete all'interno dei vostri alimenti, perché potreste trovare, a mio avviso, delle grandissime sorprese. La cosa migliore è che quando condite i vostri piatti utilizzate il classico cucchiaio da tavola, no? Mettete l'olio su questo cucchiaio e all'interno del cucchiaio ci stanno all'incirca 10 grammi di olio. Sfruttate questi 10 grammi per condire le vostre pietanze, la vostra insalata, il vostro petto di pollo, il vostro piatto di pasta. In questo modo riuscite a valutare quanti grammi di olio andate ad introdurre nella vostra giornata e facilmente fate il conteggio. 100 grammi di olio sono circa 900 kcal, ma poi basta prendere qualsiasi applicazione per il conteggio dei valori nutrizionali. Sarà molto semplice tenere, a mio avviso, sotto controllo l'olio d'oliva. L'olio d'oliva fa bene. Tutti i nutrizionisti lo introducono nei regimi dei propri pazienti per andare comunque a condire gli alimenti, perché l'olio d'oliva ha 1000 proprietà e quindi è un toccasana per il nostro corpo. Quindi è giusto introdurlo, però è giusto introdurlo nelle giuste quantità. Io personalmente ho dato questi consigli a delle persone che alleno e solo andando a migliorare la quantità di olio che hanno utilizzato nelle settimane successive, quando io gli ho dato questo consiglio, sono riusciti a perdere nell'immediato un paio di chili, solo dalla modulazione diversa di olio che introducevano nei loro pasti. Quindi è una cosa che non vi costa nulla. Provate a valutare quanto olio introducete nei vostri alimenti, nelle vostre pietanze, provate a correggerlo con i consigli che vi ho dato oggi e fatemi sapere come andate. Io sono sicuro che se siete lì che volete perdere questi chiletti in più che avete, questa strategia vi può aiutare a migliorare. Like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!